Se prendiamo una confezione di uova e le leggiamo attentamente l'etichetta, possiamo trovare una dicitura che potrebbe sembrare strana. Dopo l'acquisto, conservare in frigorifero. Perché il supermercato deve mantenere le uova a temperatura ambiente e poi il consumatore le deve mettere in frigorifero? Per un semplice motivo. Innanzitutto dobbiamo dire che la superficie dell'uovo può avere un certo inquinamento che deriva dal punto dove le galline vengono allevate. La superficie dell'uovo può avere anche quella un certo inquinamento e soprattutto può albergare microbi che, è importante, non crescano. Perché non crescono i microbi sulla superficie delle uova? Non crescono soprattutto perché l'uovo non solo è protetto da una sostanza battericida durante le prime giornate dopo la deposizione, ma soprattutto perché è secco. E il fatto che sia molto asciutto e molto secco impedisce ai microbi di crescere. Cosa succederebbe se noi quest'uovo lo tenessimo a temperatura di refrigerazione e lo tirassimo fuori nel momento in cui dobbiamo portarlo a casa? Sicuramente la superficie si ricoprirebbe di vapore acqueo, aumentando la quantità di acqua libera e permettendo così la crescita di microrganismi che normalmente non sarebbero in grado di crescere. Ecco perché è fondamentale metterlo in frigo una volta che si è arrivati a casa. Un'altra cosa importante è leggere quello che c'è scritto sopra. Sull'uovo c'è sicuramente non tanto il nome e cognome della gallina che l'ha prodotto, ma l'allevamento che ha dato origine a quest'uovo. Infatti c'è il codice Istat del comune, della provincia e il numero di allevamento nella registrazione nella banca dati nazionale dei servizi veterinari. Il primo numero invece è quello che mi indica come è stata allevata la gallina. La posizione corretta per conservare le uova è quella di tenerle con la punta verso il basso e soprattutto di metterle in frigo una volta che si arriva a casa. Dove in frigo? Negli scomparti separati che sono presenti sulla porta del frigorifero, in modo che siano completamente isolati dagli altri alimenti.